Abbiamo visto la volta scorsa le relazioni che danno le funzioni goniometriche per la somma e la sottrazione di angoli, seno di alfa più beta, coseno di alfa più beta, eccetera, eccetera. D'accordo? Ora vediamo un caso particolare di quelle relazioni, che si chiama relazione di duplicazione. Può essere utile in qualche caso sapere come maneggiare espressioni nelle quali figura, anziché il solito seno alfa coseno alfa, il seno ad esempio di 2 volte alfa. È banale osservare che il seno del doppio dell'angolo non è il doppio del seno. Ok? Perché? Perché se così fosse, prendiamo ad esempio 45 gradi. Se alfa è 45 gradi, il seno del doppio di 45 quant'è? Il seno di 2 volte 45 che è 90, il seno di 90 è 1, mentre il seno di 45 è radice di 2 mezzi, il doppio di radice di 2 mezzi è radice di 2, che tra l'altro è più grande di 1. Quindi questo in generale non è, il seno e l'angolo non sono proporzionali. Okay. Attenzione a questo. Come arriviamo a maneggiare espressioni di questo tipo? Beh, è sufficiente ricordare che il seno di alfa più beta vale seno del primo angolo per il coseno del secondo più seno del secondo coseno del primo o coseno del primo seno del secondo come per prima. Ok? È sufficiente riscrivere questa quando beta è uguale ad alfa. In quel caso ho il seno di alfa più alfa, cioè 2 alfa. Riscrivo questa espressione mettendo al posto di beta alfa, ho sen alfa per cosen alfa per sen alfa per cosen alfa, quindi ho 2 volte seno alfa coseno alfa. Quindi il seno del doppio di un angolo è 2 volte il seno dell'angolo per il coseno dello stesso angolo. La riscrivo in modo più compatto. Seno di 2 volte alfa vale 2 volte coseno alfa. Seno alfa o seno alfa coseno alfa come preferite. Si chiama formula di duplicazione perché contempla il doppio dell'angolo. Ok? Che succede per il coseno? Beh, vogliamo il coseno di 2 alfa e operiamo nello stesso modo. Cioè vado a scrivere la stessa relazione, ma relativa al coseno di alfa più beta quando alfa e beta sono lo stesso angolo. Il coseno di alfa più beta vale coseno alfa per coseno beta meno seno alfa per seno beta. Quindi il coseno di 2 volte alfa, questa stessa scritta mettendo al posto di beta lo stesso angolo alfa. Quindi ho coseno alfa per coseno alfa, che fa coseno alfa per coseno alfa meno seno alfa per seno alfa. Sarebbe che vengo. Ho riscritto la forma del coseno semplicemente mettendo alfa al posto di beta, perché 2 alfa posso pensarlo come alfa più alfa. Quindi ho coseno alfa per coseno alfa meno seno alfa per seno alfa. Quindi ho cosen quadro di alfa meno sen quadro di alfa. La riscrivo, ho copiato anziché cancellare.
fine. Ora si riesce a insegnare. Per trovare un modo più rapido per insegnare, inserite il foglio vuoto. Allora, abbiamo detto, il coseno di 2 volte alfa vale coseno alfa per coseno alfa, che è coseno quadro alfa, meno sen alfa per sen alfa, sen quadro. Ok? Qui, mentre per il seno di sotto si usa sempre solo quell'espressione, a volte conviene esprimere il coseno 2 alfa o solo col coseno o solo col seno, usando la relazione fondamentale. Per esempio, se voglio esprimere il coseno solo in funzione del coseno, è sufficiente sostituire a sen quadro alfa 1 meno cosen quadro. Quindi ottengo cosen quadro alfa meno 1 più cosen quadro alfa 2 volte coseno alla seconda alfa meno 1. Non ci crede nessuno, la faccio. Vale coseno quadro alfa meno 1 meno coseno quadro alfa. Se coseno quadro più seno quadro fa 1, seno quadro è 1 meno coseno quadro alfa. Tolgo la parentesi, ho coseno quadro alfa meno 1, meno e meno fa più, quindi più coseno quadro alfa, questo e questo si sommano. E quindi 2 volte coseno quadro alfa meno 1. È un'altra opzione. Coseno 2 alfa è uguale anche a questo. Qualche volta può essere utile averlo solo in coseno, oppure solo in seno. Sostituisco a coseno quadro alfa 1 meno sen quadro. Al posto di coseno quadro ho 1 meno sen quadro alfa, ancora meno sen quadro alfa, quindi ho il coseno di 2 alfa, posso scrivere come 1 meno 2 volte seno quadro alfa. Quindi ho 3 opzioni. Ok? Infine la tangente. Possiamo pensare come la tangente di alfa più la tangente di alfa, cioè la tangente di alfa più alfa. Quindi sopra ho la somma delle due tangenti, tangente del primo angolo più tangente del secondo angolo, e sotto 1 meno la tangente del primo angolo per la tangente del secondo, entrambe alfa. Quindi al numeratore ho 2 volte tangente di alfa e sotto 1 meno tangente alla seconda di alfa. Per esempio
supponiamo di sapere che il seno di un dato angolo alfa vale 3 quinti. Non è un angolo notevole, ma non importa, sappiamo comunque il coseno, e che si tratta di un angolo acuto tra 0 e pi con i. Quant'è il seno di 2 alfa? Il coseno di 2 alfa e la tangente di 2 alfa. Ok, cominciamo dal seno, tutto chiaro? Se so che seno alfa è uguale a 3 quinti, riscrivo la relazione del seno doppio, quindi seno 2 alfa vale 2 seno alfa coseno alfa. Questo lo conosco, ma questo no, mi manca il coseno di alfa. Ok, beh, questo lo trovo con la relazione fondamentale. So che comunque il seno alla seconda di alfa più il coseno alla seconda di alfa vale 1 qualunque sia alfa. Il seno lo conosco, il suo quadrato è 9,25 più il coseno alla seconda di alfa vale 1, quindi coseno quadrato vale 1 meno 9,25 16,25, quindi il coseno di alfa vale 4, quindi per la radice. Ok, quindi il seno di 2 volte alfa, adesso tutto quello che mi serve è 2 volte il seno di alfa, che è 3 quinti, il coseno di alfa, che è 4 quinti, quindi è 2 per 3 6, 6 per 4 24, 25esimi. Cosa mi serviva sapere che alfa è un angolo acuto, cioè sta nel primo quadrante? Dove ho usato qui il fatto che alfa sta nel primo quadrante? Mi serve per verificare che 25esimi sia accettabile. No, non propriamente. L'ho usato un poco prima. Quello è un controllo comunque da fare. Cioè il seno di qualunque cosa non può essere più grande di 1, e qui va bene, 24 è più piccolo di 25, d'accordo, ok. Ma il fatto che alfa sia un angolo acuto l'ho usato prima di quel punto lì. Quali sono i coseni il cui quadrato è 16,25esimi? Sono 2. 4 quinti, ma anche meno 4 quinti. Perché tengo solo più 4 quinti? Perché l'angolo è acuto. Se io conosco solo il coseno, non so se l'angolo è acuto o no, perché ci sono due angoli che hanno lo stesso coseno nel periodo, c'è alfa e 2 pi greco meno alfa. Quale dei due il coseno non me lo dice, me lo dice il seno.
Se il seno è positivo vuol dire che l'angolo è acuto. Allora, ovviamente per il seno, infatti se per il seno mi dà due possibili scelte per alfa. Alfa e pi greco meno alfa. Hanno lo stesso seno. Il fatto che l'angolo sia acuto mi dice di questo, dei più 4 quinti o meno 4 quinti, tieni il più, perché l'angolo sta nel primo quadrante. Questa cosa non è ovvia, non è scontata. D'accordo? Poi devo calcolare il coseno e anche la tangente. Ok? Io ho già comunque tutto quello che mi serve. Il coseno di 2 alfa. Visto che, ok, qui abbiamo già calcolato anche il coseno, ma visto che l'esercizio mi dava solo il seno, posso calcolare come 1 meno 2 volte seno quadro alfa, quindi 1 meno 2 per, cos'era, 4, no, 3 quinti alla seconda. D'accordo? Mi viene 1 meno 2 per 9, 25esimi, sette, 25esimi. E la tangente. Qui posso o riferirmi alla formula per la tangente oppure semplicemente calcolarla come seno 2 alfa fratto coseno di 2 alfa. Mi viene 24 25esimi fratto 7 25esimi, quindi 24 settimi. Posso andare avanti? Tutto chiaro? Vediamo per esempio di semplificare questa espressione. Abbiamo il seno di 2 alfa fratto seno alfa meno il coseno di 2 alfa fratto coseno alfa più seno alfa. Semplifichiamo questa espressione. Beh, qui al posto di seno 2 alfa posso scrivere 2 seno alfa coseno alfa fratto seno alfa meno al posto di coseno 2 alfa posso scrivere coseno quadro alfa meno seno quadro alfa fratto coseno alfa più seno alfa. Qui i due seni si possono semplificare. E qui che cosa proponete? Ho scelto bene, utilizzando questa espressione, delle tre possibili per coseno 2 alfa, questa è una buona, ci conviene o conveniva una delle altre due? Chiaro la domanda? Per il coseno ho tre scelte. Coseno quadro meno seno quadro, due coseno quadro meno uno, o uno meno due seno quadro. Ma ecco. Quella lì perché la somma non si ottiene. Certo. L'ottimale è questa perché posso sfruttare il prodotto notevole che c'è qua dentro. Questa è una differenza di quadrati che posso scomporre in coseno alfa più seno alfa per coseno alfa meno seno alfa. O poi si semplifica col denominatore. Là ho già semplificato, quindi mi rimane due volte coseno alfa. Qui ho meno
coseno alfa meno seno alfa per coseno alfa più seno alfa fratto coseno alfa più seno alfa. Qui tutto questo va via con questo, rimane coseno alfa meno seno alfa col meno davanti, quindi ho 2 coseno alfa meno seno alfa meno seno alfa, quindi tolgo la parentesi, 2 cos alfa meno cos alfa più sin alfa, 2 cos alfa meno cosin alfa sarà qua solo coseno, e rimane, ditemi se posso girare pagina, rimane cosin alfa più sin alfa. Ok? Tutto chiaro? Altro esercizio. Abbiamo un triangolo isoscele ABC con AB lungo come AC, questo è l'angolo alfa, questo è l'angolo beta e questo è l'angolo gamma, e sappiamo che l'angolo beta è tale che il suo seno è 4 quinti. Okay. Troviamo seno alfa, coseno alfa e tangente di alfa. Cioè le funzioni goniometriche dell'angolo del vertice. Come possiamo fare? Trovare la posizione di un certo gamma e poi sapere che la sua interna è 180 per 149. C'è la proprietà che non è che non che butti via, che non sfrutti. Il triangolo è isoscele. Beta e gamma hanno la stessa ampiezza. Quindi il alfa più 2 volte beta è pi greco, insomma degli angoli interni 180 gradi, angolo del vertice più i due angoli di base 180, quindi alfa vale pi greco meno 2 volte beta. Di conseguenza se alfa vale il seno di pi greco meno 2 beta, cioè angoli associati, cosa ottengo? Il seno di 2 beta, il seno di pi greco meno l'angolo qual è il seno dell'angolo, il coseno per lo stesso motivo, coseno di pi greco meno 2 beta è uguale a meno coseno beta, coseno di 2 beta, e la tangente di alfa per la tangente di pi greco meno 2 beta uguale a meno la tangente di 2 beta, quindi tutto viene ricondotto a calcolare le funzioni goniometriche di 2 volte beta conoscendo il seno di beta. Ok? Qui
essendo beta l'angolo alla base di un triangolo isoscele, ovviamente è un angolo acuto, se no non funzionerebbe il triangolo, sarebbe più impossibile. Quindi quando devo calcolare il seno di 2 beta, che è 2 sen beta cosen beta, dove mi serve il coseno, prenderò solo il segno più. Ok? Anche qui il seno è 4 quinti, quindi il coseno di beta, sen beta è 4 quinti, il coseno di beta è più radice quadrata di 1 meno 4 quinti alla seconda. Coseno è più 4 quinti. Quindi il seno di 2 volte beta vale 2 sen beta cosen beta, quindi è 2 per 4 quinti per 3 quinti, cioè 24 25 isole. Il coseno di 2 beta uguale 1 meno 2 volte 6 quadro beta, quindi 1 meno 2 per 16 25esimi di 1 meno 32 25esimi viene negativo questo. Quindi viene meno, qui c'è 25, meno 7, 25. E la tangente viene seno su coseno meno 24 settimi. Vado troppo veloce, tutto chiaro? Seno di 2 beta che è 24, 25 e più meno il coseno, 27, 25, 24, 7. Torniamo al punto di partenza. Il seno di alfa è uguale al seno di 2 beta, quindi è più 24, 25 e più. Il coseno di alfa che è meno il coseno di beta è più 7, 25 e più. La tangente di alfa che è meno la tangente di 2 beta è più 24 settimi. Tutto chiaro? Ripeto, il seno di alfa è uguale al seno di 2 beta uguale 24 25esimi. Ancora. Il coseno di alfa è uguale a meno il coseno di 2 beta uguale 7 25 e la tangente di alfa uguale meno tangente di 2 beta per più 24 settimi. Giro pagina, tutto chiaro? Nessuna domanda? Bene. Semplifichiamo questa espressione. Seno di 2 alfa per coseno alfa fratto 1 più coseno di 2 volte alfa.
Allora sopra ho il seno di 2 alfa, la scelta è una sola, 2 sin alfa cosen alfa. Al posto di sin 2 alfa ho 2 sin alfa per cosen alfa, ancora per cosen alfa. Ok. Al denominatore ho osservato che ho 1 più il coseno di 2 alfa. Delle tre scelte possibili mi conviene utilizzare quella dove ho un meno 1, perché questo e il meno 1 si semplificheranno. È più facile, ho meno termini. Qual è quella dove ho il meno 1? Quella col coseno. Quindi 1 più 2 volte coseno quadro alfa meno 1. Adesso l'1 e il meno 1 vanno via, sopra mi rimane 2 sen alfa per cosen alfa fa cosen 4 alfa e sotto ho 2 volte cosen 4 alfa, quindi ho questo 2 e questo 2 li posso semplificarli, il cosen 4 e il cosen 4 posso semplificarli, mi rimane solo sen alfa. Quindi quale espressione di coseno alfa scegliere dipende un po' dagli esercizi. L'altra non era sbagliata, però mi comportava più calcoli. Avrei fatto, l'avrei fatta più lunga. Se anziché esserci più 1 più, se fosse stato coseno 2 alfa meno 1, avrei usato l'espressione della figura di più 1 per semplificarla. Cioè quella col segno. Chiaro? Se ce la facciamo, quanto tempo abbiamo qua? Ce la facciamo quasi. Supponiamo di sapere che il seno di un angolo ignoto, se n'è, vale 2 terzi e che alfa sta nel primo quadrante tra 0 e più mezzo. Siamo interessati, ci serve conoscere, non tanto sin alfa, quanto il seno di 2 alfa più di greco terzi. Ok? Allora, beh, partiamo da qua. Qui ho 2 alfa più di greco terzi, devo usare le formule di somma di due angoli, un angolo più un altro, ok? Questa vale seno del primo, che è 2 alfa, per coseno del secondo, coseno di greco terzi, più seno del secondo, seno di greco terzi, coseno del primo, coseno di 2 alfa. Coseno di greco terzi, un mezzo, senti di cotenza di radice di 3 mezzi, poi ho sen 2 alfa e 2 sen alfa cosen alfa, quindi cambiamo pagina, 2 sen alfa cosen alfa per il coseno di cotenza che era un mezzo, più radice di 3 mezzi per il coseno di 2 alfa. Qui posso utilizzare, ad esempio, solo il seno, 1 meno 2 volte, questo 2 e questo 2 posso semplificarli, quindi ho sen alfa cosen alfa più radice di 3 mezzi meno radice di 3 per sen quadro alfa.
il nostro sen alfa è 2 terzi, quindi cosen alfa vale radice di 1 meno 4 noni, quindi radice di 5 terzi, col più, perché è nel primo quadrante. Quindi faccio anche per sostituire in sen alfa 2 terzi, in cosen alfa radice di 5 terzi, e ottengo, fatemi cambiare pagina, 2 terzi per radice di 5 terzi meno, no, più radice di 3 meno radice di 3 per il sen quadro, quindi 5 noni, quindi ho 2 radice di 5 noni più radice di 3 mezzi meno 5 radice di 3 noni. 2 radice di 5 meno 5 radice di 3 si sommano, radice di 3 mezzi, io come multiplo 18, io ho 4 radici di 5 meno 10 radici di 3 e più 9 radici di 3, mi rimane, faccio il terminatore, 4 volte la radice di 5 meno radice di 3, 18esimi, che non è semplificabile perché radice di 5 e radice di 3 non sono molti. Ok, scusate, qui c'è un secondo. Ci vediamo la volta prossima. Controllate i segni, vi prego.